Bentornato nel mio canale, come stai oggi? Qualunque cosa tu debba affrontare, continua a ricordare che la vita è un regalo a sorpresa, quindi abbiamo sempre uno sguardo positivo al riguardo. Oggi è martedì 18 maggio 2021. Oroscopo Acquario. Lavoro in casa, lavoro fuori. Lavoro, 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 unico vocabolo valido per la giornata. All'amore, infatti, pensate sempre meno, se c'è lo date per scontato, ma se non c'è non perdete tempo a rincorrerlo. Il sole in quadratura e la luna all'opposizione da stasera, vi ancorano alla famiglia, alla quale vi dimostrate attaccatissimi, nonostante l'algido Saturno nel segno non lo lasci prevedere. Per i vostri cari siete disposti a strafare, tra faccende domestiche e riparazione in casa, dove vi potete arrangiare bene occupate voi, risparmiando su tecnici e artigiani. Ecco come avete trascorso il weekend e come probabilmente trascorrerete il prossimo. Altro che segno avventuriero, ma almeno un cinema o una cena fuori potreste anche regalarvela. I progetti saranno il pane quotidiano della coppia in questo periodo, molti saranno sviluppati sulla base dell'esperienza dei singoli partner, ma molti saranno il frutto di un affiatamento che alimenta il fuoco del sentimento tra i partner. Single con ottime speranze di uscire dalla solitudine e concretizzare un amore nuovo e costruttivo. Meglio una ramanzina oggi che una litigata domani, dovrebbe essere normale per voi fare le cose giuste. Ma trovandovi in difetto provate a chiedere scusa per primi. Ad un appuntamento anticipatevi per tempo, oggi potrebbero esserci inconvenienti e contrattempi capaci di farvi perdere l'appuntamento. Oggi qualcuno vi penserà intensamente e cercherà di procurarsi le occasioni giuste per incontrarvi, cercate di non ostacolarlo con il vostro orgoglio. In amore potreste avere nuove possibilità, in particolare oggi si potranno aprire nuove speranze di ricucire un vecchio rapporto che ormai è chiuso da tempo. Però occorre che vi mettiate in ascolto di quei segnali che l'altro vi manderà. Avrai un atteggiamento insicuro e dovrai riflettere molto prima di agire. Evita l'istinto. Datevi da fare su tutti i fronti, oggi non è giorno per riposarsi. Cercate di costruire di più e nel modo migliore. Se siete single cementate le amicizie che vi potranno tornare utili in futuro. Nuove occasioni per ripristinare i contatti con persone che contano molto e potrebbero fare tantissimo per voi. Cercate di non farvele sfuggire. Chiarimenti necessari con la persona che amate, Mercurio vi aiuteranno un poco a mettere in evidenza una situazione che si è venuta a creare e di cui non riuscite a venirne fuori, e che tuttavia potrebbe, alla lunga, crearvi qualche problema. Energia, vitalità. Esci con un amico che non vedi da molto tempo. Giornata speciale. Creatività. Eleganza. Forte magnetismo. Coordinate il lavoro, se vi può far sentire meglio e più a vostro agio, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro. Un paio di buone copie assestate sul lavoro vi renderanno ancora più attivi e con una gran voglia di rivoluzionare alcune situazioni. Vi sentite ispirati a iniziare una storia d'amore ancora non ben definita, che in pochi giorni potrebbe diventare una relazione passionale, ma non senza rischi. Questa giornata sembra riservarvi molte sorprese, soprattutto dal punto di vista emozionale e sentimentale. Venere è molto positiva per il vostro segno e una frizzante voglia di vivere vi invade, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. La parte di voi stessi più genuina e colorata si impone all'esterno, illuminando di calda affettività l'ambiente circostante. Saturno oggi vi obbliga a prendervi cura di un convivente che dovete ascoltare con calma e pazienza. Riuscite poi a gestire questa nuova responsabilità familiare con la vostra calma serena e l'affidabilità. Ci potrebbe essere un piccolo dissidio in amore nel corso del pomeriggio, anche domani cercate di tenere calme le acque. Capitolo lavoro, ci sarà chi avrà bisogno di riflettere. Il segno dell'acquario inizia questa nuova settimana con qualche piccolo problemino d'amore. Oggi e domani sarebbe meglio cercare di calmare la tensione. Sul lavoro bisogna riflettere bene prima di agire. Avete lasciato per troppo tempo a marcire un vostro sogno, che non era impossibile nemmeno al tempo in cui lo avevate preso in considerazione, ma poi, come sempre, l'avete abbandonato per correre dietro a qualcuno.
Le esigenze degli altri possono prevalere, specie esse della famiglia, ma fino ad un certo punto, ovvero fino a che vi sia un reale bisogno, poi siete voi che dovete realizzarvi personalmente. Sotto tiro del sole in quadratura faticate ad afferrare la verità anche se l'avete a portata di mano. Focus sul lavoro, le gratificazioni che non trovate a casa o tra le braccia del partner le cercate nel ruolo aziendale. Importante non puntare sul denaro, Nettuno in seconda casa non ve lo concede, mentre Plutone, comportandosi come zavorra, rallenta la vostra corsa al successo. Solito tran tran sul lavoro, un po' meglio gli affari nel pomeriggio, con la Luna che passa all'opposizione ma non fa danno, perché l'alleanza di Mercurio e Venere, amici del vostro segno, glielo impedisce. Amore ed Eros, sottile rimpianto per una storia finita o mai decollata, in bocca un sapore dolce e amaro per quella quotidianità che non avete mai condiviso. Se una possibilità ancora c'è, l'asso di coppe va giocato al volo, inviate un SMS e aspettate che qualcosa accada. Famiglia affettuosa ma un filo oppressiva, vi trattano come un bimbo dell'asilo anche se avete già passato la trentina. Le attuali energie planetarie possono significare che vi sentite più determinati che mai a scoprire come qualcuno si sente nei vostri confronti. Se non siete ancora in una relazione d'amore, ma avete fatto progressi, allora vorrete sapere cosa aspettarvi di nuovo. Potrebbe essere arrivato il momento di parlare di come vi sentite di fronte al prossimo passo e ad impegno più profondo. Si chiama dialogo aperto lo slogan con cui riuscite a raccordarvi in modo perfetto con il partner, specie se siete nati tra il 27 gennaio e il 4 febbraio e dovete fronteggiare il transito di Urano, vostro nome tutelare, negativo, dal Toro. Grandi successi per i singoli in cerca di emozioni. Lavoro e denaro, clou della giornata. Magari non arrivate al dunque, ma una volta impostato il progetto potete lasciarlo ai colleghi e occuparvi di qualcos'altro, qualcosa di impegnativo e coinvolgente, perché a voi le sfide piacciono e fanno un gran bene. Questa giornata vi vedrà protagonisti sul luogo di lavoro anche se qualche invidia può esserci da parte di qualche collega a cui non piace come vi muovete nell'ambito professionale. Nettuno pianeta che corrisponde alla capacità di adattarsi intelligentemente e trovare la via migliore, quella ideale per aggiustare intelligentemente ogni situazione, vi sostiene, dal segno vicino e buon amico dei pesci. Con il contributo del pianeta, scoprite questa giornata in ufficio, che non sempre il nero e il bianco li potete tagliare con il coltello e, questo vi addestrerà in abili virtù di mediazione, di ricerca del giusto mezzo, con cui potrete riuscire ad andare molto lontano. Benessere, buona salute, anche se l'aspetto allo specchio non vi soddisfa, vi vedete troppo in carne, anche se la prospettiva di mettervi a dieta non vi sorride affatto. Avete ragione, la conoscenza del mondo passa attraverso i cinque sensi e il gusto è uno di questi. Perciò non ossessionatevi con la bilancia. Il grigiore dei giorni passati oggi è solo un ricordo. Recuperato il giusto tono dell'umore, sin dal risveglio vi ritroverete con piacere ad essere tonici e vitali. E questo gioverà ai rapporti umani. Per lei, a cena le ricette della nonna vi riconciliano con la tradizione, un bel ricordo riesce ad addolcire le notizie date al telegiornale, sempre a mare. Per lui, che voglia di una serata vitaiola, ma ogni volta che Fido vi vede uscire la sera comincia ad uggiolare in modo straziante. Va così che per puro senso di colpa ridiventate pantofolai, come se il lockdown per voi non fosse ancora finito. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.